Siamo con Giovanni Sebastiani dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone del CNR. Ieri in Sicilia ci sono stati 1867 nuovi positivi, il giorno precedente 1969. La Sicilia sembra avviarsi dunque verso il picco della terza ondata di coronavirus. Cosa ci può dire, dottore? Ma, innanzitutto saluto tutti quanti, diciamo. Io analizzo giorno per giorno i dati sia a livello nazionale che regionale. E a livello nazionale, appunto, quello che posso dire è che per quanto riguarda la chiamiamola terza ondata, poi c'è cioè, dice che ancora alcuni dicono ancora dovrà avvenire. In ogni caso, da ottobre noi abbiamo avuto due trend significativi di rialzo, uno all'inizio di ottobre e un altro dal 20 dicembre essenzialmente. Ecco, la Sicilia, come le altre regioni, ha visto innalzarsi appunto la percentuale dei positivi sui casi testati, che è la variabile che io considero, quindi la percentuale dei positivi sui tamponi, ma togliendo i tamponi di controllo. Appunto, ha visto prima un innalzarsi di questa grandezza dall'inizio di ottobre, poi ha raggiunto un picco successivamente, grazie alla messa in atto delle misure restrittive. Il picco è stato raggiunto come a livello nazionale attorno a metà di novembre e poi questa percentuale è scesa, però non ha continuato la sua discesa fino ai nostri giorni, perché attorno a Natale, circa poco prima di Natale, in Sicilia di nuovo questa percentuale ha iniziato un'ascesa. Però c'è una cosa positiva, la cosa positiva è il fatto che dall'analisi che io ho condotto sembra che siamo attorno al picco della terza ondata, appunto. E questo lo vedo anche con, seppure un po' in ritardo, le terapie intensive, come al solito in alcune regioni, e la Sicilia è una di queste. Ha dei cambiamenti dopo un certo tempo, tipicamente una settimana, 10 giorni dopo i cambiamenti che avvengono per quanto riguarda la circolazione del virus, misurata in termini della percentuale di cui parlavo prima, diciamo. Ecco, però anche per le terapie intensive, quello che noto è che appunto a breve, diciamo, una settimana, prevedo che ci sia il picco anche lì, diciamo. Quindi questa è un po' la situazione. È una delle tre regioni in Italia dove al momento appunto questa percentuale non è in stasi o in diminuzione. Ahimè, sono tre regioni: il Molise, la Sardegna e la Sicilia. La Sicilia tra le tre è quella che è più avanti, però appunto dai miei calcoli è quella che passerà il picco prima delle altre. C'è un'incognita però, nel senso che questo successo di aver raggiunto il picco è dovuto chiaramente alle misure restrittive messe in atto da Natale all'Epifania. Adesso chiaramente sono finite il 7 e quindi c'è purtroppo una coincidenza tra questo picco che sta avvenendo adesso e gli effetti possibili, non certi, del rilascio delle misure. Ecco, tra Quindi l'altro la Sicilia probabilmente da lunedì finirà in zona rossa, quindi aumenteranno anche le misure restrittive. E a questo esatto. punto, in base ai suoi calcoli, la domanda che tutti i siciliani vorrebbero farle, quando la Sicilia dovrebbe poter uscire da questo incubo? Diciamo, questo sai, è difficile prevederlo, nel senso che dipende da quanto sono efficaci le misure, diciamo. Adesso la zona rossa chiaramente è una condizione in cui la mobilità è molto bassa e quindi chiaramente sta in condizioni molto buone. Quantificarlo non è facile perché appunto dipende da regione a regione e non abbiamo avuto tanti casi, diciamo. Questo è siccome dipende molto dalle caratteristiche locali, ma anche climatiche, ma anche principalmente di comportamento delle persone, è difficile fare una previsione temporale. Quello che è sicuro, ovviamente, sono le risposte. Come avete visto, appunto, questa tendenza in ascesa che era partita da poco prima di dicembre. Di Natale, scusatemi, da poco prima di Natale, con le misure messe in atto a Natale, che però, come al solito, dovete tenere presente che c'è un ritardo. Le misure che sono partite il 24 hanno cominciato ad avere i loro primi effetti nella prima settimana di gennaio, e adesso, appunto, che siamo nella seconda piena, questi effetti sono macroscopici, perché, ripeto, stiamo per raggiungere il picco. Adesso, però, c'è, ripeto, l'influenza
del periodo dall'inizio di gennaio fino adesso, dove le misure sono state rilasciate e dove ci sarà un impulso. Quindi è capace che questo picco lo vediamo per un giorno o due, poi lo perdiamo. Però ecco, se entra in zona rossa, sicuramente poi avremo un grosso decremento. Prevedere quanto, questo è difficile, ma sa che c'è anche un'altra questione, che noi dobbiamo riuscire, questo a livello nazionale, a livello anche delle altre regioni, a ritornare nella condizione di controllare il tracciamento, cioè di riuscire a individuare i casi in modo tempestivo e a contattare le persone che sono venute in contatto negli ultimi giorni, diciamo, con questa persona, con queste persone, e a studiarli, eventualmente isolarli, metterli in quarantena. Quella è la chiave di tutto, al di là del vaccino, chiaramente, che è un'altra arma molto efficace, insomma. Ammettendo un comportamento responsabile, il più responsabile possibile da parte della cittadinanza, e unendo questo alla campagna di vaccinazione che comunque sta procedendo abbastanza spedita, il CNR dei giorni scorsi aveva detto che con queste condizioni in 4 mesi dovrebbe esaurirsi l'ondata, per cui arriveremo a metà maggio ad essere, sì, diciamo, liberi da questo virus. Allora, guardi, io, diciamo, faccio le previsioni e le faccio quando ho un alto grado di attendibilità. Adesso lascio agli altri fare anche previsioni di questo genere. Personalmente non le faccio in questo senso, neanche magari quelle riguardo la percentuale di persone da vaccinare o così via. Non le faccio semplicemente perché c'è un grosso margine di incertezza in questo, capisce? Non è veramente l'attendibilità di questa visione è molto bassa, diciamo. Quello che è certo è che, appunto, le misure hanno un effetto, la vaccinazione ha un effetto. Chiaramente, ecco, per la vaccinazione lì bisognerà farla in molto molto rapido, perché lì c'è un'altra incognita, che è la durata della vaccinazione, dell'immunità. La durata dell'immunità per le persone vaccinate, e poi l'altra incognita è la copertura, cioè l'efficacia per quanto riguarda la trasmissibilità, che io mi aspetto ci sia comunque, però ecco, su questo non abbiamo dati. È molto difficile fare una previsione. Quello che posso dire sicuramente è che i mesi più critici sono proprio questi, da gennaio, quello in cui ci troviamo, febbraio, soprattutto perché qui abbiamo le condizioni più favorevoli per la circolazione del virus. Questo è testimoniato dal fatto che i picchi delle polmoniti influenzali le abbiamo proprio in gennaio, e quello vuol dire che le condizioni per la circolazione di quei tipo di virus sono ideali a gennaio-febbraio, e la stessa cosa ci aspettiamo per il coronavirus. Quindi io penso che il periodo più critico sia proprio gennaio-febbraio ed anche marzo. Dopodiché noi abbiamo visto l'anno scorso che siamo usciti da lockdown e poi la circolazione del virus era molto bassa. Quindi se riusciamo, quello che posso dire è che se riusciamo ad aprile ad avere la circolazione molto bassa e una vaccinazione cospicua per quanto riguarda però la fascia di persone che veicolano l'infezione, possiamo chiaramente saremo in condizioni molto buone, diciamo. Ovviamente quello che stiamo facendo adesso è soprattutto coprire le persone che sono più fragili, diciamo, perché queste poi hanno un alto rischio di morte. Ecco, dobbiamo, secondo me, contemporaneamente cercare di vaccinare anche le persone, dovremmo, diciamo, cercare di vaccinare anche le persone che veicolano l'infezione, perché siccome lo facciamo questa vaccinazione su un arco temporale esteso di alcuni mesi, nel frattempo, se permettiamo al virus di circolare, alcune di quelle persone che non sono state ancora vaccinate e sono le categorie fragili possono prendere il virus e a me poi morire, diciamo. Ecco, però una volta che siamo sicuri con le persone che sono fragili, a quel punto la circolazione del virus ci avrà un impatto sulla nostra vita e sulla nostra società sotto tutti gli aspetti inferiore. Quindi va bene, secondo me, vaccinare gli anziani, le categorie fragili in questo periodo, in modo tale da proteggerle. Contemporaneamente, entro certi termini, secondo me sarebbe utile anche vaccinare le persone che veicolano, identificando quali sono le classi dove responsabili della maggior responsabile, non voglio colpevolizzare, comunque insomma dove la trasmissione avviene con maggior frequenza. E quindi non mi sento di dare, per rispondere alla sua domanda, una risposta quantitativa. Quello che mi sento di dire è che se arriviamo alla primavera con una bassa incidenza e una percentuale
ragguardevole di persone anziane, diciamo quindi dai 75 in su, vaccinate, beh, allora le chance che torniamo a una vita normale da allora in poi sono alte per me, perché ripeto, il periodo maggiore ce l'hanno queste persone qui, perché muoiono, la mortalità in questa fascia d'età è purtroppo altissima, capisce? Quindi, seppure poi il virus continuerà a circolare, essendo protette loro, diciamo, possiamo permetterci di fare una vita, tra virgolette, più normale. Naturalmente rimane l'incognita di qual è la durata dell'immunità. Questa affermazione vale quella di prima: se la durata dell'immunità è un anno, allora vale. Chiaramente se la durata dell'immunità sono 5 mesi, per caso, allora dobbiamo poi porci il problema di rivaccinarle nuovamente. Pronto? Pronto? Non so dove ci siamo interrotti. C'era stato un problema di connessione, sì. Io le volevo chiedere un'ultima cosa. Si è parlato sempre di immunità di gregge. Sì. Quando è possibile effettivamente raggiungere, e se è possibile raggiungere questa immunità di gregge? Con la vaccinazione si può arrivare a questo? Sì, beh, chiaramente allora, l'obiettivo della vaccinazione è proprio arrivare a questo, arrivare a una percentuale di non tanto di persone, insomma, che poi non possono infettarsi, ma quanto di persone infette, cioè di abbassare col vaccino, di non far infettare le persone in modo tale che poi l'epidemia si venga estinta. Allora, uno può fare dei calcoli teorici e normalmente, appunto, per l'RT, quello che abbiamo avuto fino al, diciamo, a questa, alla seconda ondata, questa percentuale è un valore ragionevole, diciamo, no? E ora c'è l'incognita delle nuove varianti, ovviamente, e questo è una cosa che non, diciamo, ancora non conosciamo bene, appunto. Dobbiamo sapere qual è l'RT delle nuove varianti, che sembra più alto. Allora, in quel caso la percentuale salirebbe, ovviamente, però questi sono calcoli teorici, perché dal mio punto di vista, se noi riusciamo a agire più selettivamente, cioè sarebbe importante, come in parte già stiamo facendo, perché una, per esempio, delle vie di trasmissione maggiore è quella nosocomiale, cioè negli ospedali, nelle RSA, diciamo. Allora, se lì riusciamo a vaccinare le persone che ci stanno dentro e il personale, e quindi lì sarebbe importante vaccinare una percentuale molto alta del personale, più alta possibile, chiaramente siamo in condizioni molto, molto buone, diciamo, no? E allora quella percentuale si potrebbe anche abbassare, nel senso che se noi individuiamo, le classi di popolazione in senso lato, che possono essere, dipendere dall'età, ma anche dal tipo di lavoro, di attività che uno svolge, essenzialmente quello che è importante è il numero medio di contatti al giorno che queste persone hanno. Ecco, se noi riusciamo a vaccinare queste classi, appunto agire su queste classi vaccinandole, questa percentuale si può pure abbassare notevolmente, capito? Perché magari la percentuale rispetto alla popolazione generale è bassa, però noi se abbiamo agito laddove il virus circola di più, sui soggetti che lo trasmettono di più, chiaramente abbiamo ottenuto lo scopo, che è il goal di quello di avere l'estinzione. Quindi noi da una parte dobbiamo agire sulle categorie fragili, dall'altra dobbiamo agire sulle persone che veicolano il virus. Soprattutto queste stime, dicevo, sono il 70%, che va bene, appunto, con un RT, ripeto, come quello che abbiamo avuto nella prima e seconda ondata. Però se dovesse alzarsi, si alza questa percentuale, però sono dei calcoli teorici che però diciamo, potrebbero essere, appunto, il risultato potrebbe essere molto inattendibile, tra virgolette, se uno facesse una strategia, attuasse una strategia mirata di vaccinazione che, appunto, tenda a vaccinare soprattutto le persone che veicolano il virus. Quindi secondo me è molto importante che venga studiato, appunto, questo, e venga di conseguenza venga utilizzata questa informazione per vaccinare in modo selettivo la popolazione. È una strategia che attualmente manca, però bisognerebbe sicuramente coinvolgere le istituzioni affinché individuino queste categorie, affinché il vaccino possa effettivamente essere un'arma per debellare questo virus. Sì, d'accordo. Sì. Io, dottore, la ringrazio del suo intervento. Prego. Buongiorno, arrivederci. Buongiorno, arrivederci.